Ciao amici di Barba Bianco Rossa, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, analizziamo il detto e il racconto dei protagonisti in sala da stampa della partita, partire dal mister che veramente più lo sento, più mi dà tranquillità, mi dà uno spirito di equilibrio. Non solo credo ai tifosi, ma chiaramente in primis a tutto il gruppo squadra. Questo è molto fondamentale per quanto riguarda il proseguo del campionato, oltre che per la stabilità morale di tutto quanto l'ambiente biancorosso. E naturalmente partendo dal mister comunque non è piaciuto il primo tempo. Squadra che ha fatto un po' di errori, è vero che siamo passati subito in vantaggio con quel tiro da fuori area di Sebastiano Esposito al secondo centro stagionale con la maglia biancorossa consecutivo. Dopodiché si è pervenuti al pareggio effettuato dal terzino del Cosenza, cosa che ha ricordato anche Maita in conferenza stampa, quindi voglio dire, non c'erano un po', non dico con le gambe, ma con la testa, avevano un attimino sottovalutato secondo me l'avversario, e quindi anche lo stesso Mignani ha sottolineato il fatto di come non sia stato soddisfacente nel primo tempo, nella prima frazione di gioco, la prova dei biancorossi, mentre nella ripresa, aprendosi un po' di più gli spazi e credendoci maggiormente, la squadra biancorossa è pervenuta, fortuna nostra, al vantaggio e quindi alla vittoria dei 3 punti e portandosi a casa appunto l'intera posta in palio. Il mister naturalmente ha fatto cenno anche a giocatori singoli, no? Esposito, che ogni partita, speriamo che sia anche ogni partita, ma ogni pallone che tocca in questo momento diventa oro, a dimostrazione del fatto come il giocatore, dopo aver fatto quella breve esperienza in Belgio con la storica maglia dell'Anderlecht di Bruxelles, si stia trovando molto bene nell'ambiente biancorosso, e quindi è fortuna nostra che sta facendo vedere quelle che sono le sue doti importanti in fatto di finalizzazione, oltre che anche di costruzione della manovra in attacco. Quindi a livello di sponde, di sovrapposizioni, di sintonia anche con gli altri avanti biancorossi, a partire da Khedira. Di Khedira le parole oramai si sono spese. Al mister non è piaciuta la prova di Walid nel primo tempo, e tra l'altro ha affermato che lui combatte ogni giorno affinché Khedira rimanga tale quale, quello che lo stesso mister Mignani ha conosciuto dal primo giorno, da quando è portato al Bari. Quindi questo forse voleva intendere il mister, un atteggiamento da qui a fine stagione che non perda l'equilibrio per via, chiaramente e naturalmente, di voci, di rumors di mercato che lo riguarderanno, ma è inevitabile che sia così da qui a fine stagione, perché gli occhi addosso, i riflettori addosso di altre squadre oramai su di lui ci sono da tempo, a partire dal Napoli. Questo poi magari un giorno faremo un discorso su questo aspetto qui, insomma, perché è una cosa che a me sinceramente non è che vada molto giù, ma non credo nemmeno a me. Ma chiaramente il giocatore è libero di andare dove vuole, e quindi speriamo di tenercelo con noi più a lungo possibile, ma sappiamo tutti, non ci diciamo fesserie, spero in questo canale almeno di raccontare, non che non lo faccia altrove, ma raccontare sempre quello che sento, le sensazioni che ho,
ma nello stesso tempo anche essere il più aderente alla realtà possibile senza fare troppi voli pindarici. Dunque, ha detto questo, di che dire, anche sui nuovi entrati ha parlato, su Molina e Benali, che sono entrati meglio nel senso che hanno subito risposto alla grande alla chiamata in campo, quindi senza strafare troppo, ma essendo ordinati e puliti soprattutto nelle azioni manovrate, oltre che nei passaggi. Quindi anche loro mentalmente si sono subito adeguati alla partita. Ancora, il mister si è proiettato pure sulla partita prossima, che vedrà coinvolto il Bari contro i rossoblù del Cagliari, squadra importante, squadra di blasone, squadra che è stata assemblata ancora di più nel mercato di gennaio, oltre che con l'arrivo di un mister che io rispetto dall'alba dei tempi come Claudio Ranieri. Oltre che mister, anche l'uomo Ranieri. Sarà una partita difficile, sarà una partita difficile perché loro hanno valori alti nei singoli, nel collettivo, e quindi sarà una prova importante, seconda prova poi casalinga del Bari, e sarà importante dare una prova che ci faccia capire a che punto siamo su questo iter, soprattutto quello casalingo, perché bisogna recuperare tutti quei punti persi in casa all'andata. Ecco, questo è importante che la squadra lo abbia a mente, oltre che sono sicuro che l'allenatore, il nostro mister, che ritengo oramai arrivato a livelli di equilibrio, di riflessione, oltre che tecnicamente valido. Veramente lo ritengo una persona a modo, il giusto allenatore per questa piazza, perché porta stabilità ed è quella la cosa che conta, perché non bisogna essere negativi quando le cose vanno in un certo modo e super positivi ed estasiati quando le cose vanno per il meglio, quando ancora poi non si è raggiunto nulla. Quindi grande merito, grande apprezzamento da parte mia, ma credo la stragrande maggioranza dei tifosi biancorossi per il mister Mignani. Parlato anche Maita che un po' ha ricalcato quelle che sono le interpretazioni alla partita date dal mister, ovvero di un primo tempo giocato così così. Prova ne è stata che si sono lasciati scappare un terzino che è andato a colpire in rete. Nel secondo tempo si sono dati da fare, sono rientrati dagli spogliatoi in modo deciso, in modo determinante, in modo concreto, in modo che nella loro testa il primo obiettivo era quello di raggiungere il risultato in qualsiasi maniera. Potevamo andare anche in vantaggio alla fine del primo tempo con quel gol, quel rigore, scusate, mancato da che dire, o meglio, parato dall'ex Mikai, il quale poi tra l'altro, aprendo una parentesi su Mikai, ho letto un suo post ieri riguardante forse la sua grande esultanza nel parare il rigore sotto il settore dei tifosi calabresi. Direi giustamente, voglio dire, perché non doveva dire nulla, non doveva fare nulla secondo alcuni tifosi. Il giocatore è un professionista, fa parte di quella squadra, veste quei colori, ha rispetto del passato e l'ha ribadito in quel post ieri, quindi non vedo perché alcuni tifosi debbano un attimino attaccarlo o etichettarlo in una certa maniera come ho letto. Ma vabbè, sorvoliamo su questo aspetto perché sappiamo che oramai nei social alcuni capiscono fischi per fiaschi e interpretano le parole a loro modo, secondo il loro vocabolario, ma vabbè, c'è anche questo. Quindi ha fatto bene perché quello è il suo mestiere e lo deve portare fino in fondo per il bene della sua squadra, che in quel momento, in questo momento, è il Cosenza. Quindi, tra l'altro, se anche
gettato in maniera elastica, ha fatto una bella parata, ecco, quindi complimenti anche a Mikai, perché magari anche Khedira poteva tirare meglio, ma sorvoliamo su questo perché dopo si è rifatto alla grande su quel cross di colui che io ho battezzato David Beckham Puccino nel vlog della partita, perché sia lui sia Mazzotta in questo frangente, ovvero in questo periodo considerato da, diciamo dalla ripresa a questa parte, la ripresa del campionato dopo la sosta a questa parte, stanno dimostrando di essere dei giocatori veramente validi nei loro rispettivi ruoli, quindi terzino destro e terzino sinistro. Mazzotta poi sembra che abbia un'eleganza nei passaggi, sempre molto equilibrato, mai frettoloso, ragionatore, pulizia nei passaggi, bravo nella copertura, ogni tanto qualche sovrapposizione, e Puccino che sta aumentando sempre di più il giro, il numero delle sovrapposizioni, poi con quei cross veramente pennellati che evidentemente sono frutto anche di lavori in allenamento durante la settimana, poiché il colpo di testa non sia uno delle, cioè le azioni costruite e finalizzate con un colpo di testa, come ha ricordato tra l'altro lo stesso Maita, non sono la prerogativa principale del dettame tattico della nostra squadra, perché noi fondamentalmente, principalmente, ci armiamo di contropiedi, ripartenze velenifere, quindi tutto frutto della velocità e dell'esplosività di Folorusciu e di Khedira, andando a finalizzazione in questo senso, e mai magari con azioni costruite con cross e colpi di testa in aria, come è stata l'occasione del gol vittoria di Khedira, bello tra l'altro sotto la traversa, anche una frustata sembrato dalle immagini, perché l'abbiamo visto sotto la curva e non vi dico chiaramente i festeggiamenti. Però non è la prerogativa, dicevo, di questa squadra, a meno che non si metta in campo il francese Schindler, e quindi si costruiscono le azioni manovrate con cross dalle fasce per la sponda di testa del francese, che è entrato così così anche questa volta. Evidentemente non voglio dire che sia un colpo sbagliato sul mercato, perché sarebbe prematuro affermarlo. È appena arrivato quella prima stagione a Bari, poi ha giocato quello po' che ha potuto esprimere in campo, anche se qualche partita di buono me la ricordo, tipo a Cittadella con gol e assist. Però speriamo che nel proseguo del campionato abbia modo di rifarsi e il mister, giustamente, anche nelle rotazioni lo metterà in campo il prima possibile, quando naturalmente qualcuno sarà squalificato, qualcuno sarà affaticato. Quindi, ragazzi, queste erano un po' in generale le considerazioni della partita di mister Mignani e di Mattia Maita. Mattia Maita che è rientrato bene, anche lui. E naturalmente, poi parlando della classifica, Maita, così come il mister Mignani, si è proiettato già la sfida contro il Cagliari, formato da un collettivo importante, gestito da un allenatore importante. Quindi sarà bene che i ragazzi, il gruppo squadra, lo staff si preparino e preparino al meglio l'11 da schierare in campo sabato, sempre in quell'orario strambo delle 16:15, però questa volta di sabato, contro appunto i sardi, per vedere a che punto siamo e a che punti siamo in classifica, perché noi siamo in terzi adesso in coabitazione, no? Con altre squadre. Pare che il Genoa pare debba essere penalizzato. Genoa, mi sembra, anche Regina e punti per mancato pagamento dei contributi. Non lo so, staremo a vedere se ci saranno penalizzazioni di punti, però questo naturalmente non ci deve distogliere dal punto focale, così come hanno ricordato l'allenatore e il centrocampista ai microfoni dei cronisti dopo la gara, che è dare continuità a questi risultati. Dopo 15 minuti di video sono andato troppo lungo quest'oggi, però ci tenevo a parlarvi di alcune cose, a fare alcune considerazioni post-partita.
vita. Io come sempre vi esorto di iscrivervi al canale di Barba Bianco Rossa, lasciare un like se volete, ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni contenuto video, e buon dibattito nei commenti del post giorno di Mario Cosenza. Quindi sicuramente al 90% sarà riproposto nuovamente il vlog per Bari Cagliari sabato al San Nicola, perché vedo che comunque vi stanno piacendo. E voi sapete, non è facile fare il lavoro poi di editing dopo, tornando a casa, il primo video a caldo, poi il video editato della partita, comprensivo di immagini, cori, momenti salienti, foto della curva, insomma ragazzi, se ne vanno ore e ore, ma spero che questo lavoro che faccio per voi vi possa soddisfare ed incuriosire, soprattutto perché cerco di portarvi live dallo stadio il sentiment mio, come anche quello dei tifosi attorno a me durante la partita, il vissuto della partita, ecco. Quindi ancora buona giornata a tutti voi, buon martedì, sempre alè la bare alè, e ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente il video di presentazione di venerdì della partita di Mister Mignani in conferenza stampa contro di Bari Cagliari, quindi le anticipazioni del nostro mister. Ancora un saluto a tutti quanti voi, lunghissimo oggi, lunghissimo, 16 minuti, troppo, ciao, iscrivetevi, ciao a tutti.